Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Benvenuti tutti qui nella Basilica di San Gaudenzio. Alla vostra destra, guardando poi sopra l'alto, c'è lo scurolo dove ci sono le spoglie, le reliquie di San Gaudenzio. Pensate che è del IV secolo, 397, diventa vescovo di Novara, ed è il primo dei vescovi di Novara. Io sono il 125esimo, ne sono stati in mezzo tanti. Poi vi faccio, per chi non fosse in Novara, vedete che quello là in fondo cos'è? Sopra la porta. Non è un acquadario. Bene. Non è un acquadario. Non è un acquadario, ma è una fioriera, perché San Gaudenzio incontrò Sant'Ambrogio al 22 di gennaio e non aveva nulla da dargli, è sceso in giardino e ha raccolto un po' di frutti e un po' di fiori. E nel 1700 hanno fatto questa bellissima fioriera che il giorno di San Gaudenzio viene calata giù, tutti i mazzi di fiori vengono portati in comune e poi viene ricomposto un grande fiore e poi viene di nuovo sollevato in su. Tutta la chiesa divina è quasi spiaggia. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo timore. Per Cristo nostro Signore. Cantiamo insieme ogni mia parola, troviamo qui sullo schermo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste,
si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Pamfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Parola di Dio. Ecco, dopo il saluto in questa bella e grande basilica che è sovrastata, terzo elemento che non vi ho fatto vedere perché l'ho tenuto per adesso, è da questa altissima cupola, che voi sapete è 126 metri, ancora oggi è la più alta cupola del mondo fatta in mattoni. Ci sono cose più alte che sono fatte poi in acciaio, in cemento, ma queste fatte in mattoni e ancora oggi è il primato mondiale. Ecco, sotto questa grande cupola il nostro architetto Antonelli, quello della Mole Antonelliana stesso, ma era nativo di Genova, viviamo brevemente questo momento di incontro col Vescovo, il quale non può essere presente quest'anno, in tutte, come tutti gli altri anni, in tutte le sei zone, ma quest'anno ha scelto il Verbano. L'anno scorso ha fatto la Valsesia, ormai ho già girato da tutte le parti, naturalmente non è capitato con voi, ma con i vostri amici che sono già venuti prima. Quindi io faccio ogni anno una zona, quest'anno il Verbano, l'anno scorso ho fatto la Valsesia, poi ho fatto l'Arnese, Portovalerese, Novara, e mi manca ancora l'Ovest Ticino che sarà l'anno prossimo. Ecco, per questo breve momento partiamo da una cosa semplicissima, attenti, voglio dirvi una cosa semplice quest'anno, dalla domanda che alla fine dell'episodio, del racconto di Pentecoste, tutti si fanno, sentite cosa dice il testo, si chiedevano l'un l'altro, è una domanda che sorge spontaneamente, non c'è qualcuno che la fa, si chiedevano l'un l'altro che cosa significa questo e che cosa era successo. Allora io vi faccio ascoltare un versetto che è stato letto, ma sapete scivola via, perché non è che si sente ciò che l'altro dice, ma si sente se il nostro orecchio è aperto, perché voi mi rispondiate a questa domanda semplice: quanti sono
i segni della natura citati in questo brano, che faccio ascoltare per sé, dovreste riconoscervi. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e si riempì tutta la casa dove stava. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Quanti sono i segni citati? Tre. Sono il fragore, il vento e il fuoco. Questo è abbastanza facile da riconoscere. Il fragore potrebbe essere quello del boato, persino di un terremoto, il vento impetuoso e il fuoco che scalda. Ora, questi tre segni ci sono in un altro brano famoso di indirizzo dell'Antico Testamento, famosissimo, quando, faccio fare il fuochino, Mosè scende al monte e ha in mano che cosa? Le tavole della legge. Si dice che c'era il terremoto, il vento e il fuoco. Comunque questi tre segni sono come le tre spie rosse che si accendono per dire attenzione, sta avvenendo qualcosa di importante. Nell'Antico Testamento è la legge che è scritta sulle tavole di pietra. E qui invece a Pentecoste dove sarà scritta la legge, sentite, non rispondete subito, sentite, dice, le lingue di fuoco si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Dove saranno scritte adesso le tavole, la legge dove è scritta? Dove? In ciascuno di noi, adesso preciseremo dove, in ciascuno di noi. E vedete, dalle tavole di pietra è scritta dentro in ciascuno di noi. Ma prima di dire questa cosa, dobbiamo ricordarci di un altro brano dell'Antico Testamento altrettanto famoso, legato al profeta Elia, che trova nel libro dei Re, e dice così, attenzione, perché vengono citati ancora questi tre segni, Elia scappa da Jezabel, la regina, perché pensa che sia un profeta che porta sfortuna, lei voleva dominare tutto il regno, e allora Elia viene perseguitato e scappa per 40 giorni nel deserto e arriva al Sinai, all'Oreb, è l'altro nome del Sinai, arriva all'Oreb e davanti a una caverna, attenzione cosa dice, perché il ritornello ce l'avete tutti in mente a memoria, ci fu un grande terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Ci fu un grande vento, ma il Signore non era nel vento. Ci fu un grande fuoco, ma il Signore non era nel. Allora dove era? Com'è? Nell'acqua, no? È uno dei tre segni. Ci fu. Vedete che lo dico che bisogna. Per ascoltare dove viene bisogna mettere l'orecchio e sentire. Ci fu un mormorio leggero e il Signore passò e Mosè, Elia si coprì gli occhi perché Dio non si può vedere di faccia. Quindi vedete che i segni sono tre, ma se ne aggiunge un quarto, che è quello della brezza leggera, del mormorio leggero. Il Signore si fa conoscere nel mormorio leggero, a noi piacerebbe riconoscerlo nel terremoto, la terra che si muove, magari alla vostra età nei prossimi anni sentirete la terra che si muove sotto i piedi, quando diventerete adolescenti, ci piacerebbe sentirlo nel vento che indica forza, movimento, trascinamento, energia, ci piacerebbe sentirlo nel fuoco che indica luce, calore, forza, che riscalda, che illumina, no? Il Signore dice il profeta Elia, dice il profeta Elia, come Mosè è il primo di tutti coloro che danno la legge, il profeta Elia è il primo di tutti i profeti, dice che il Signore si ascolta
del vento del cielo. Allora vedete che questo testo è forse ripreso qui nel Nuovo Testamento a Pentecoste, quando l'Evangelista Luca dice che le lingue di fuoco si posarono, abbiamo detto, dove si posarono? Su ciascuno di noi, dentro di noi, cioè nel nostro cuore. Per ascoltare questo vento leggero è necessario aprire l'orecchio del cuore. Cuore all'orecchio? Sì. All'orecchio ce l'ha molto. È necessario aprire l'orecchio del cuore. E come parla questo vento leggero? Io ve lo dirò con una parola che di solito dico alla fine della cresima ai ragazzi a cui faccio io stesso la cresima, con una parola che ha trovato un grande teologo, il più grande di tutti, Sant'Agostino. Sant'Agostino, vedete, è stato un ragazzo un po' discolo, prima di trovare la sua strada ci ha messo tanto tempo, e però quando ha trovato ha capito che questo il Signore che parla attraverso la brezza del vento leggero, che è dentro nel nostro cuore, che riposa dentro uno di noi, è come un, usa questa espressione, il maestro interiore. Bella l'espressione, il maestro interiore. È un maestro, finora avete avuto tanti maestri, eh sì, avete avuto tutti quelli dei primi genitori, poi i nonni, poi quelli della materna, poi quelli dell'elementare, adesso quelli dei figli che addirittura sono tanti, ma voi vedrete che nei prossimi anni l'orecchio diventerà sordo di fronte ai maestri esterni. E invece dovremo diventare capaci di ascoltare questo maestro interiore, che è il dono dello Spirito. Come si fa a capire qual è il maestro interiore? Faccio qualche esempio, vedete che l'avete già sentito. Ma adesso con la cresima ciascuno di voi, attenzione, dice il testo, che queste lingue di fuoco si posano su ciascuno di loro. Dice, ma loro erano solo 12, nel momento, erano 12, ma poi dice che c'erano giudei, lamiti, sentite tutti questi, no? Parti, medi, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del fondo dell'Asia, della Frigia, della Panfilia. Se voi andate a vedere la giardina, voi vedrete che tutti questi popoli potete metterli in fila sull'asse verticale e sull'asse orizzontale del Medio Oriente. Sono lì tutti in fila, così ha tentato di fare qualcuno che ha letto il testo. Magari i vostri catechisti fanno vedere questa cosa. Un po' difficile di andare sulla cartina a cercarlo. Quindi si posa su ciascuno di noi, dentro di noi, nel nostro cuore, il maestro interiore. Questo è il dono dello Spirito. Come si fa a sentire? Si sente subito. Quando facciamo qualcosa che ci sembra che si fa fatica e senti che dice Don Franco Giulio, sono io, Don Franco Giulio, fai così. Io dico non voglio, Signore. Ecco, il maestro interiore quello che mi dice fai così. Magari di studiare oggi perché si potrebbe studiare anche domani. Magari di andare a trovare un amico che ho un po' di tempo che non vedo e so che è solo. Magari assomiglia un po' al cugino piccolo e nero che è escluso da tutti. Ecco, il maestro interiore è colui che, attenzione, parla dentro di noi, ma non coincide con noi. Non coincide con noi. Purtroppo andate a casa stasera e chiedono al papà e alla mamma se loro hanno sentito il maestro interiore. Vedrete che faranno gli occhi sbarrati, eppure a loro lo sentono tantissime volte. Alla sera quando si mettono davanti allo specchio, che magari il papà ha detto una parola non tanto bella alla mamma, lo specchio gli dice che non andava mica bene quella parola lì, quello lì è il maestro interiore. E così potete fare tantissimi altri esempi. Ecco, il maestro interiore parla dentro di noi, ma ci dice che cosa è bene per noi. Qualche volta coincide con noi, qualche volta no. Bello. Vedrete che adesso diventerà difficile.
scienza, no? La mamma girava, se venivano le mamme quando ero io in parrocchia, dicevo, sa che mia figlia non mi mangia più, guardi che non deve mica mangiare lei, signora, capito? Non mi ascolta più, eh? E però vedete che è bello perché noi riceviamo la cresima proprio in questa età, in cui noi dobbiamo far entrare dentro di noi questo maestro interiore che ci guiderà nei prossimi anni. Il sole non coincide neanche sempre con la voce dei nostri compagni, dei nostri amici, qualche volta coincide magari con la voce del compagno che magari è un po' laterale, è meno considerato, oppure qualche volta coincide con la voce dei genitori, qualche volta no. In genere c'è un criterio per riconoscerlo, se ci fa fare bene. È abbastanza facile, no? Ecco, questo è il dono dello Spirito Santo, del Maestro che entra dentro di noi. Possiamo perderlo, secondo voi? No, non si può perdere, perché di noi, sentite il testo è preciso, eh? Che le lingue di fuoco riposavano su ciascuno di loro. Sono stati, noi saremmo 1.500, forse di più, ma là a Gerusalemme sono stati 3.000, 5.000, dici così, che erano 5.000. E quindi si è posato su ciascuno di loro, perché il fuoco ha questa capacità. Stasera quando andrete a casa, accendete il fuoco, vedete che fa tutte le scintille e consente un'unica fiamma di dividersi in migliaia e migliaia di scintille. Questo è il dono dello Spirito Santo. Il vostro vescovo vorrebbe, lo darà personalmente a quelli del Verbano, applauso. Sati lì,
santo che si chiama il ciascuno di noi, ricordatevi questa cosa, non dite che quello vicino ce n'ha di meno di più, ciascuno ha la stessa lingua di fuoco, ognuno ha la sua, chiaro? Bene, adesso possiamo continuare. Ci uniamo con il canto, invochiamo la tua presenza, cantiamo insieme il tuo nome. E facciamo, rientriamo bene nel clima per pregare cantando.
lasciate il numero, così. Mentre vengono avanti i segni, va in fondo alla chiesa. Continuiamo il canto. Se la strada non si può portare per questo punto, facciamo tante cose che si fanno per noi. Allora, mentre... Va bene ragazzi, basta così, facciamo ora il canto. E facciamo la fila di silenzio e preghiamo cantando. Al tre, silenzio, vediamo se si arriva come prima. Uno, due, tre. Adesso non si usa più il telefono, l'abbiamo usato prima, ora non serve più. E riprendiamo la preghiera con il canto. Dopo il canto ascoltiamo quello che ci verrà indicato.
là e ascoltiamo. Tutti ci andiamo e ascoltiamo il nostro. Adesso che lo Spirito è venuto su di noi, insegno come dire la preghiera dello Spirito che ci ha insegnato Gesù in un modo per quando io voglio dirla lentamente, non iniziando con la prima parola e poi correndo a pappagallo, ma lentamente. Allora voi ripeterete semplicemente la frasetta che dico io. Bene? Pronti? Padre nostro. Secondo voi avete ripetuto la frasetta che ho detto io? Spero di credere. Una frase per volta. Ho detto che partivate, eh? Dovete ripetere solo il pezzetto della preghiera che dico io come la dico io. Padre nostro, Padre che sei nei cieli, Padre, sia santificato il tuo nome. Padre, venga il tuo regno. Padre, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Padre, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Padre, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sono 7 le invocazioni che sono contenute nel Padre nostro come i doni dello Spirito. Io ora la preghiera finale, preghiamo. Vieni Spirito Santo e da noi un cuore nuovo che ravvivi in noi tutti i doni da te ricevuti con la gioia di essere cristiani. Un cuore nuovo sempre giovane e vito. Vieni Spirito Santo e da noi un cuore puro, allenato da male, un cuore puro che non conosca il male, se non per combatterlo e per fuggirlo, un cuore puro come quello di un bambino capace di entusiasmarsi. Vieni Spirito Santo e da noi un cuore grande, aperto alla tua silenziosa e potente parola ispiratrice e chiuso ad ogni meschina ambizione. Un cuore grande e forte, pronto ad amare tutti, a tutti servire, con tutti soffrire. Un cuore grande e forte, solo beato di palpitare con il cuore di Dio. Amen. Il Signore sia con voi. Ora vorrei che la mia benedizione fosse portata a casa con voi, scendesse anzitutto sui vostri catechisti, le vostre catechiste che vi hanno accompagnato in questo cammino di 4 anni, sono medaglia d'oro la resistenza dei catechisti. Facciamo un applauso. Alla vostra confermazione e a tutte le vostre comunità cristiane, i vostri paesi
molto belli che io conosco ormai quasi tutti a memoria, e perciò invochiamo così la benedizione del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto nel nome del Signore, che ha fatto il cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Lascia il Signore che io vada in pace e la missione delle meraviglie. Il luogo di questa buona strada tornerà a portare nelle meraviglie. La tua presenza rimetta l'amore nei nostri anni e nei nostri giornali. Guardate, non lo so, date dietro voi.